Ancora una volta la Commissione Pari Opportunità di Genova all'avanguardia nel giorno internazionale dedicato alla donna, con un'iniziativa che ha coinvolto le scuole. Lo ha detto dopo il Ministro delle Pari Opportunità, ma voi l'avevate già pensato coinvolgendo le scuole in questa giornata. Ne parliamo con il Presidente della CPO di Genova, Marilena Andreano. Sì, buongiorno. La CPO di Giulianova aveva già... Innanzitutto questa iniziativa oggi abbiamo coinvolto sia l'assessorato alle pari opportunità che l'assessorato alla pubblica istruzione, in sinergia insieme l'abbiamo organizzato. Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole perché nonostante le difficoltà che le scuole oggi stanno vivendo a causa dell'emergenza, per coinvolgere i ragazzi ed educarli verso questa giornata che è molto importante, che innanzitutto ci ricorda le conquiste che le donne nel corso degli anni hanno fatto. C'è anche un disegno, l'abbiamo visto, dedicato a questo tema, molto rappresentativo. Quali sono le scuole che hanno partecipato? Allora, hanno partecipato l'Istituto Comprensivo numero 1 di Giulianova, l'Istituto Comprensivo Giulianova 2, ha partecipato la terza I delle scienze applicate del liceo scientifico di Giulianova. Un ringraziamento, consentitecelo, darlo alle dirigenti che, nonostante le difficoltà che dicevo poc'anzi, ma soprattutto alle docenti che hanno seguito i ragazzi in questi lavori, perché hanno fatto veramente delle opere d'arte. Dovevamo scegliere un vincitore, era impossibile scegliere, però hanno vinto tutti, perché il fatto della partecipazione, del coinvolgimento e della sensibilizzazione. Certo. Sì. E allora, qual è stato il ruolo del Comune oltre a ospitarla nella sala consigliare questa mostra? Beh, noi... Siamo con l'assessore delegato alla politica sociale di Albani. E pari opportunità in questo caso. Okay. Dunque, il progetto è nato da un'idea della Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione e l'assessorato alle pari opportunità. Abbiamo raccolto subito questa bellissima idea della Commissione Pari Opportunità. D'altronde la Commissione lavora già da tanti anni con le scuole, è un... un appuntamento fisso. Ricordiamo i due concorsi dedicati a Filomena dei Castelli e a Esther Pasqualoni. Riteniamo, Commissione e Comune, che sia davvero importante coinvolgere i ragazzi e dargli la possibilità di riflettere su tematiche così importanti. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna, l'obiettivo è quello di fare una riflessione sulle problematiche, sulla condizione della donna, soprattutto quello che la donna sta vivendo in questa pandemia, visto che ad esempio la gran parte dei posti di lavoro persi erano appunto occupati da donne. Molto bene, allora Marina, vediamolo un attimo questo significativo disegno. Allora, tutte le conquiste delle donne, quindi il voto addirittura nel 1945, divorzio nel 70, aborto nel 78, stalking 2009, codice pari opportunità 2010, c'è ancora tanto da fare? Brevemente? Sì. Purtroppo sì. Però. La strada è lunga, ma insieme ce la possiamo fare. Grazie.